Eccolo il primo dei campioni che si cimenta nel primo round, che consta di quattro movimenti, questo tide rope, che sarebbe la marea. Sì, la cosa, la roba sulla marea. Pensate, il vincitore di questa edizione di Wipe Out sarà il campione assoluto, cioè colui che ha battuto anche tutti gli altri campioni, per cui ne vedremo delle belle. Devono fare, devono non andare in equilibrio. No, sì, in equilibrio. Oh mio Dio. Vabbè, hanno visto che sono tutti campioni, hanno ovviamente esagerato nel rendere difficoltosi i percorsi. Comunque, denso, oggi lo Stige. Oggi la fanga è bella densa, sì. Questo è un campione, è stato campione questo. Questo è stato campione, è stato campione. Non sembra, ma è stato campione. Le pezze in faccia, ora andiamo alle grandi palle. Le grandi palle. Eccole qui, il simbolo di Wipe Out. Uno. Ecco qua, vabbè, insomma ci ha offerto un... Non ha fatto tesoro di nessuna esperienza. No, ci ha offerto un gran tuffo. Ci ha offerto un gran tuffo, tanto lui da campione sa che quello che conta appunto è il tempo finale, quindi non certo fare le grandi palle fino alla fine. The rope. Eccolo qua. Deve arrivare sul pilastro centrale. Vediamo un po' che combina. Ah, c'è la croce, perché se no uno dice non lo vede. Qual è dei vari pilastri? Ecco qua. Ci si riesce. Ragazzi! No, ce l'ha fatta, minuto e 38, vedi? Bravo! Ha superato le pezze in faccia? No. Ha superato la corda? No. Ha superato le grandi palle? No. Però ha fatto. Però ha fatto il minuto e 38, perché non si porta a superare gli ostacoli. L'importante è arrivare, in questo caso, al pilastro finale. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno dove andare. È completamente pazzo. Lui è completamente. Era già pazzo. Ma non quando vedo, vinse. Non vedo, non posso. Ah, no, invece vedo. Adesso ci vedo. Ecco, sì, ragazzi, sì. Folle, folle, completamente folle. Ma lui non era così, cioè lui è stato, quando fece la puntata di Wipe Out che ha vinto, ha preso talmente tante quelle botte che. Come fa? Ma cosa fa? Alla Marines lo sta superando. Sì, ma voglio dire da qua come. No, però non è la tecnica giusta, no, perché non è la tecnica giusta, secondo me. Guardate come si spiaccia, sta facendo un casino, sta facendo veramente. È completamente ricoperto di fango, sì, proprio. È glassato, sì. Mamma ragazzi, l'ha presa una bella. L'ha presa nel punto peggiore. Credo che gli abbia proprio asportato. Sì, gli ha portato via proprio le parti basse, comunque. Lui continua imperterrito, da campione qual è? Campione è stoico. Ecco qua. Perché ha studiato stoia. Bene, perfetto. Che ha fatto? Uno strappo, ha strappato di stoia. Un lembo di una grande palla. Vedi, ha perso un po' di energia, è stanco. Senti, era la colonna sonora di Fischiuzzi in Cowboy. Fischiuzzi in Cowboy, cos'è il titolo della musica che sentiamo? Sì. Boh. Non so, posso crederti, però vabbè, mi fido. Di Leonard Sciascia. Leonard Sciascia. Sì. Leonard Sciascia. Il compositore, Leonard Sciascia. E di dov'è Leonard Sciascia? Davenport. Ah, di Davenport, vabbè. 3 minuti e 7, non credo che lo vedremo in finale lui, perché si è fatto un tempo un po'. Il terzo concorrente, il quarto concorrente. Ma il quarto è uguale a quello di prima. Tutti uomini, ma anche delle donne. Ah, lui me lo ricordo, il Phil Collins. Sì, sì. Lui era un soldo di cacio a cui non abbiamo dato veramente nessun, non abbiamo dato credito quando l'abbiamo visto la prima volta, e invece è stato vincitore di una puntata. Non dà l'idea di uno super atletico, invece lo è. Lo è, e noi adesso lo sappiamo. The fact that you've already won Total Wipeout. Sembra molto. Sembra quei pupazzi che hanno le sementi dentro, li metti l'acqua e crescono. Sì. Invece l'erbetta. In testa. Mamma mia ragazzi, che impressione questa immagine. Questo è un altro campione. Ecco, dice, lì è veramente cattivo. È veramente cattivo lui. Guardate che grinta. Che grinta. Sì. Io sono veloce, io sono fantastico, sono bello, sono. Se le sta dicendo tutte da solo.
Bee Gees sotto, niente, mamma mia ragazzi, guardate come cade malamente, anche lui credo che abbia dato una bella botta nelle parti basse, ma prosegue, scivola, dai, vediamo come incassa, niente, lui proprio sta facendo malissimo, devo dire. Io mi ricordo che anche nel passato ha fatto male. Però se è arrivato a vincere, probabilmente delle qualità ce l'ha, anche se non sembra. Si vince anche per demerito degli altri, se sì. Tu ci metti 8 minuti e gli altri ti hanno messi 10. Certo, anche questo è vero. Lui invece è una tipologia di campione completamente diversa da quello precedente. Però vedete ragazzi come rende, rende, è piccolino, magro, però è... No. Beh. Ma io credo che sia veramente impossibile, perché è poco tesa per farci l'equilibrismo. Ecco qua. Pom, guardate che volo che ha fatto, che rimbalzo epico. Eccolo qua. Vai, lascia di ora. Niente, va in acqua. E 26 secondi. Delle volte basta che tocchi la pedana, delle volte devi stare in piedi. Non so, decidono loro. Vanno a simpatia. Ecco. Lui a 1,010 sta ancora per affrontare grandi palle. Ecco, anche lui le affronta in modo singolare. Comunque, cambiano a seconda del gusto. Ecco, veniamo con la fune, con che il tempo è buono. Bravo. Stavolta è riuscito a conquistarla. 1,53. Avete visto che sono riuscito? Sì, ma è veloce. Non riesce a chiudere neanche un gioco. Ah, abbiamo una donna finalmente. Abbiamo insomma. Una donna campionessa. Una campionessa. Me la ricordo lei me la ricordo, era bravissima. Era bella e brava, sì, me la ricordo. Rachel, la reginetta. Ecco, sta dicendo questa cosa che mi hanno disegnato in testa mi fa schifo, ha detto, però l'ha detto col sorriso, per cui è risultata gentile, educata e carina. Vedete ragazzi che lei è un genio. È un genio. Peccato, è brava. È veramente bravissima. Perché tu dici Leonardo da Vinci sarebbe riuscita? Ma sì, anche Einstein secondo me. È veramente forte questa ragazza. Io faccio il tipo per lei, te lo dico. Allora, ne ha incassato uno. Io faccio il veramente tipo notevole. Lei. Faccio il tipo per lei. E trovo. Guardate, altri concorrenti qui, mentre noi siamo sempre Lillo e Greg. Sono sì. Greg e Lillo è questo con le ascelle pezzate vicino a me. A parte che non si vedono le ascelle, primo, secondo poi, se tu sei Greg sono Lillo, fine, no? Finisce là. Comunque, vabbè. Devi sempre sottolineare come se il pubblico non riuscisse a farsi un'idea da solo. Ascelle. No, dicevo di chi è Greg e di chi è Lillo. Ma diamo anche qualcosa in più, non siamo così sterili da. Siamo sterili, che è meglio. Allora invece io me lo ricordo questo concorrente. Ecco, allora si tuffa nel. No, me lo ricordo perché come sta anche facendo adesso, anche all'epoca quando vinse, vinse in modo molto originale. Cioè lui è uno che supera le prove a modo suo. E sembra impedito, sembra assolutamente incapace, invece alla fine poi fa dei buoni risultati. Infatti ha vinto una puntata. Ecco, io arriverò fino al round finale. Questo non era così, questo era normale prima di fare il wipe out per la prima volta e dopo invece insomma, è diventato quello che è diventato, poverino, però insomma però sta facendo bene, guardate come con che stile ha passato le pezze in faccia. Con che stile ha passato le pezze in faccia? Beh, uno stile... No! Ragazzi, ma questo è il primo che vedo passare. Non ho mai visto una cosa del genere, non l'ho mai vista. Sì, veramente perché l'ha fatto nella maniera più sbagliata possibile, dove tutti cadono e invece la ragazzi è pazzesco veramente. Amanda è contenta col suo cappottino, veramente complimenti, guardate. No, peccato, peccato, avrebbe impiegato meno di un minuto, invece così metterà un minuto e 14 qualcosa. Ragazzi veramente dice che si è segato la pancia con la guarda, un pochino sì. 1,21 ragazzi, infatti è fatto male, addolorante. Si è fatto male, Ecco.
È incredibile che lei sia stata campionessa, perché a vederla così non ti sembra, non ha l'idea di una credo campionessa. Credo sia caduta con nel fango, fango, sì, credo. A occhio, quello secondo me. Vabbè, beh, ragazzi, a lei va un premio speciale per come ha fatto le grandi palle. Ecco, stiamo rivedendo anche... Che so? La domanda è... Fai di take it a bit easy, perché sta così in questa, in questa postura? Ha detto, credo che abbia detto una freddura che ha fatto ridere solo lui. Amanda sta facendo finta di ridere così per educazione, ma credo che abbia detto una specie di barzelletta brutta che... bravo e continuano a fioccare i concorrenti qui, sì. Che pare siano 20 e invece in realtà sono circa un migliaio, più di 1000 sono in realtà, sì. Però a noi ce ne propongono 20, ma in realtà io non capisco questa musica sottofondo, che sono ovviamente i Bee Gees, ma è un pezzo che non ho mai sentito dei Bee Gees, bruttissimo. È uno dei pezzi veramente più brutti. Non si è mai sentito, se li hanno preso i diritti loro, non lo so, i Bee Gees lo scartarono all'epoca, è uno dei pezzi, è uno di quei pezzi che si vergognano, di cui si sono sempre vergognati anche i Bee Gees stessi, ma sì. Qua Wipeout probabilmente si costano pochi diritti, probabilmente di questo. No, ma l'hanno buttato, secondo me, i Bee Gees, loro l'hanno preso. L'hanno ritrovato, sì. E così prendo i diritti d'autore trasmettendo il sottofondo. Ecco, questo ci sta proprio. È che è un po' struggente. Questa immagine è Fosco Pupetti, è un sassofonista. Un mostro, chi è? Ah no, un concorrente infangato, con un occhio chiuso perché credo pieno di fanga. Ecco qui, poverino. Vabbè, almeno si è pulito. Ah, capito dov'è? Ecco, questo sempre con comodo, con tranquillità, con... Vai. Ecco qui. Niente. Ecco qui. Due minuti, ecco qua il. No, perché devi calcolare bene il tipo di. Bravo, lui l'ha calcolato bene. Bravo, due minuti bravo. Tondi. Mi tondo mi ricorda qualcuno. Tondo. Perché sono tondo, sono grasso, troppo grasso. Mario Rollo Caporilli, trombettista che suona con me. Ah, ma lui è proprio tondo, proprio rotondo completamente. E perché ho detto tondo mi ricorda qualcuno? No, ma l'hai detto guardando me, hai detto. Ma sto parlando a te. Ma sembrava che ce l'avessi con me, capito? Vabbè, comunque. Coda di paglia. Ecco qua, lui. Ah, ti ricordi il bue? L'uomo bue, ti ricordi? Sì. L'abbiamo già commentato. Lui è allora, la cosa è questa, forse voi telespettatori non lo sapete, scusate, ma lui crede di essere un bue. Proprio sì. Fin dalla nascita è convinto di essere un bue. E spesso lo trovano a brucare. Vedi. È stato trovato spesso dovevano brucare. Buona tecnica. L'hanno trovato spesso a brucare insieme a delle mucche. Vabbè, però la sua vita è questa ed è felice. Ecco qui. Ma rumina? Rumina, sì, lui sa ruminare. Quello fa un po' schifo, però. Lo so, però rumina. E con stile bovino, vedete, nuota anche con stile bovino. E vediamo se è a terra giusto. A terra giusto. Ah, bravo, 2:19. Un buon tempo. C'è sereno, sole, l'aria è abbastanza mite. No, parlo sempre del... Ha cambiato animale, è diventato un anatra. È diventato un anatra. È un bue che si crede un anatra. Un anatra, è proprio completamente pazzo, ormai sta a dei livelli proprio veramente. Ha dei transfert animaleschi continui. Oddio, ma lei ha vinto, io la ricordo lei. Sì. Ah, pensa a te. Bye bye. Perché io col pimino deve? Va via saltellando, tipo ranocchietta. E no, tipo picchio, cioè qualche uccello sì. Salterino. Un po'. Ah, lei fece le grandi palle, sì. me lo ricordo. Ah, l'ha fatta lei? Ah, le superò? Dici. Le superò, no, non le ha costruite lei. E infatti sta adottando la stessa identica tecnica. No, brava. Che ha adottato in passato. E infatti anche stavolta le passa. È una specialista delle grandi palle. È una gran pallista. Pilastro, ragazzi, minuto 55. È veramente brava. Sul mio personale cartellino è proprio... È molto brava, ragazzi. Al primo posto. Grande coordinazione, grande... Sì.
agilità. Questo invece abbiamo visto. Lui record, stiamo dicendo. No, ma quello dell'altra, di un'altra puntata, ve lo ricordo. Chris Dan, Rachel. Ecco, la classifica. Ricky, Kate, Jonathan, Aaron, Gary, Anthony, Danny, Kelly, Chris. Sono passati loro? Loro sono passati, ma credo che ancora ci siano. No, non so, ci sono altri concorrenti, lo scopriremo. Eccoci. Allora, sì, ce ne sono altri, perché in effetti ci dimenticavo sempre, loro scrivono qui sulla nostra cartina, c'è scritto 20 concorrenti, però non è vero, c'è un errore, un refuso, credo sia. Sì, non sono 20, sono 2000. Ma più di 2000 sono, credo. Mamma mia. Diciamo che nessuno di loro è un grande equilibrista. Questo lo ricordo, è il concorrente a Tempatello, che credo sì, insomma, over 50, che vinse una bella puntata. Well, I've been doing a lot of praying and also meditation, yoga exercises. Lui sta dicendo, vabbè, non traduciamo perché sennò sembra che stiamo. Ma poi è noioso quello che dice. Sì, ma poi non vogliamo ostentare la nostra conoscenza della lingua inglese, poi pare che ci atteggiamo. Guarda, vabbè, esperto di Tai Chi. Ecco, lui sa fare questa cosa e fa uno spettacolo lui in America, in Inghilterra, dove fa questa cosa per 2 ore di seguito, molto seguito. Sì, lo fanno per quelli che hanno problemi di insonnia. Ecco qua, si è accartocciato sull'ultima palla, lui invece non si è neanche accartocciato e cade direttamente. Ecco qua. Dai, ecco, devi andare avanti, devi andare, ecco, ha capito. Ma come, che fa? No, vabbè ragazzi, ha sbagliato tutto, ha sbagliato la presa, ha sbagliato completamente. Questo non lo vedo molto. Invece? E invece, bravo, eccolo qua. Fa l'inchino. Oh, dai, niente, no. E non ce l'ha fatta. Tanto così. Lei con quei cappottini che compra, lei li compra al mercatino? Sì. Le stanno, perché lei anche con uno straccetto sta bene. Sta bene, lei qualsiasi cosa le mette addosso. Ma visto lo straccetto? Stava bene. Sì. Una volta con una presina, una volta... Comunque stava bene. Stava bene ugualmente. Questa è un'immagine... Il rasta. Struggente, veramente struggente. E infatti la musica che commenta questa, questa esibizione è una musica che ci fa soffrire un po'. La suite di Ploplio. Sì, questo è il titolo del brano, questo che ha appena detto Greg. No, guardate che immagini, proprio sì, struggenti a dir poco. Ci dispiace molto per lui. Anche vedendo il tempo che ha messo, cioè impiegato, 4 minuti. 4 minuti, ragazzi, vabbè, per arrivare. Ti vogliamo bene, ma... in modo molto indecoroso, infatti, alla fine, va bene, non lo vedremo più avanti. Questo è Roscetto, come dice il nostro collega detto Rezza, si chiama proprio Rezza, si chiama Rezza. Antonio Rezza, Dettore, però dicono quando lo chiamo, lo chiamo dico Rezza, vero? Quindi non è che... Non sa che dire, si è perso, voleva dire una cosa, ma... Sentiamo Scott Joplin. Non ha una buona dizione così a occhio, così, di questi che si impappina un po' quando parla. He's having fun, or Alex? Ecco qua, centrato. Amanda pure è completamente... Maple completamente folle. Rag. Qua. Non sa nuotare, me lo ricordavo che non sapeva nuotare, nuota malissimo. Comunque fa le faccette bene, vediamo però quanto il tempo non è buonissimo, sta un po'... È leggermente offuso, cioè, le vedi le nuvole. No, non parlavo del clima, sempre dicevo il tempo del concorrente non è buonissimo, però alla fine non no, ce la fa. No, mi dispiace, il Roscetto va in acqua, infatti va in acqua, non credo che lo vedremo avanti. 3-14 come il pi greco. Un po' tanto. Vabbè, è finito, Potete pazzo, guardatelo. Non ha capito che ha finito. Cioè, che devo fare? Ho finito. Ah, non guardate più? Ecco. Taradaradam.
Guardate quanto è seria, concentrata. Ah, me la ricordo lei, grintosissima, una tigre. Johann Sebastian Bach. Eccola. È cattivissima. Pacco la faccia a tutti. Eccola, però, guardate come rovina nella fanga. Vai. Niente, non ce la fa. Mamma mia, ragazzi, che botta. Ti rimane appesa, però, proprio con... A cavallo. A cavallo, ma... Vabbè, comunque, tra poco vedremo il resto. Altri concorrenti. Ma lui è James. Lui è il concorrente che in una puntata fece perdutamente innamorare Amanda. Infatti, vedi come lo chiama James. Si capisce. Si ricorda. Beh, si ricorda poi. Secondo me hanno fatto dei trascorsi. Sì, dai, hanno fatto. Si sono conosciuti qua a Wipeout. E c'è una storia fatta. Sì. Ecco qua. Oh, con la Union Jack sulle palle. Sì, era. E Pomp and Circumstance di Sarah Elgar in sottofondo. Che veramente il titolo del brano stavolta? Sì. È anche del compositore? Sì, infatti. Fatta per i funerali della regina Vittoria, questa fu realizzata. Mamma mia. Si è impiantato, si è proprio impiantato su una gamba e caduto in acqua. Però 1,33 lo vedremo ancora. È senz'altro il primo, comunque. Lo vedremo ancora. Sì. Parla un po' come un mostro. Come un orco parla, la voce da Infatti, orco. Vedi, quando ha visto che stava per tornare. Rieccoci back qui su Total Wipeout, la versione britannica di Wipeout, pronti a tutto. È il secondo round, lo spazzolatore, 12 concorrenti appollaiati su 12 pilastri e con questo ramazzatore duplice che gira in senso orario. A ogni giro leggermente più veloce e con i due braccia che si avvicinano. Sì. I primi sei concorrenti che andranno a finire in acqua perderanno l'occasione di arrivare al terzo round. Gli altri sei invece passeranno, ma comunque dovranno arrivare fino all'ultimo in piedi, così un po' per fare spettacolo e per riempire il programma, che altrimenti sarebbe corto e avrebbero meno soldi di SIAE da prendere. Si vede che sono campioni, infatti guardate, siamo già al quinto o sesto giro e ancora non è caduto nessuno. Questo insomma dice tutta sull'abilità di questi concorrenti che i campioni sono campioni, non c'è niente da fare, ma credo che andremo avanti così per un paio d'ore, visto che non cade nessuno e... poi pettigna, uno dice anche caduto quello, allora io guardate con quanto proprio niente, bravi, non c'è niente da dire. Intanto vedete come è ancora più spettacolare che vedere cadere. No, non puoi cadere così. No. Chi è caduto? Che è caduto così? No, peccato, guardate in che modo. Una donna? No, uno non ho capito chi è il concorrente. È lui. Ecco. No, non è buono. No, peccato, non piangere, dai, non piangere, è sempre Wipeout, è un gioco, dai. Ha detto mi voglio uccidere, ma mi sembra esagerato, insomma, voglio dire. È un gioco, dai. Guardate quanto si avvicinano i due cilindri. E quanto adesso è alto il cilindro sottostante, è veramente difficile, questo denota proprio. Mamma mia! Una ragazza. La ragazza? Come dire che lei? Ah no, vabbè, è l'altra. È l'altra che comunque. Insomma. No, però lei è brava. No, è quella brava, è quella che stimavo molto, è brava, ma quella, la mia preferita è un'altra, è quella biondina, quella più alta, c'è l'altra donna, è lo so. Credo che insomma abbia molto provvito ai glutei. Io comunque per ora la mia preferita è ancora. Guarda come saltano, veramente bravi, eh. I can hear the faint sound. Solo due sono caduti. Solo due, sì. Ah, ma sono campioni, ragazzi. Ecco qua. Mi sa che lei. Mi sa che è proprio la ragazza, lo sai, non vorrei. Mamma mia, che boh, è lei. Mannaggia la miseria, peccato. Come fate a riconoscerla? Dalle gambe. Pure. È una questione di feromoni. Sì, comunque mi dispiace molto che la mia preferita sia stata eliminata e niente, ragazzi, si va avanti ormai. Però la affronti con grande maturità. Sì, con dignità. Sì. Ecco, mamma mia, ecco, la strage.
credo che questa piccola strage abbia decretato in realtà i sei concorrenti in finale, perché alzate 5 il falciere 5. No, mi faccio fuori, guarda che roba, okay, cioè, perché ti spiazza il fatto che quello davanti ti stai rovinando addosso, ti deconcentra, ed è un attimo, è una lei si parla di frazioni di secondo, ecco tutti i concorrenti che sono andati in acqua. Dice che loro parlano di frazioni di secondo nel frattempo? Che senso? Lì si parla di frazioni di secondo? Sì, tra loro ogni tanto parlano. C'hanno varie teorie sulle frazioni di secondo. E ne parlano quando stanno. Quando stanno sui passi, sì. Pilastri. I'll just be humble and losing and well, enjoy the rest of the game. Allora, non ho capito quanti concorrenti sono. Lui si è spaventato della freccia gialla che gli è apparsa, quindi è per quello che è caduto. Sì, la freccia gialla che è apparsa, sì, in grafica, sì, è vero. Ecco qua un altro concorrente in acqua, comunque è uno di quelli che ha passato il... Mamma mia, ragazzi, una testata ha dato, una testata. Lei perfida, che ride. Lei ride, ma... non ce lo fanno rivedere quello che era invece, no, più divertente. La testata non ce la fanno rivedere. Ma guardate! Beh, fantastico. Fantastico. Oddio. A cui si vede che... Eccolo. Non dà proprio l'idea. Il ragazzo, chi è? No, la ragazza. La ragazza. È lei. Ah, quindi c'è ancora una ragazza in gioco. Bene. 3, 2, 1. Eccola, la girandola, il pico della girandola. La girandola gira in maniera vorticosa in senso orario. Quando smette, loro sono frastornati nell'equilibrio e orientamento. James, infatti, è irriconoscibile. Get down on the girls and give me presto now! James è il innamorato di Amanda. I'm ridiculously confident at the moment. Ecco l'altro concorrente. Stiamo ripercorrendo un po' la storia di questi concorrenti che sono arrivati fino a lì, quindi molto vicini alle 20.000 sterline in palio. Perché questa volta, sì, lo ripetiamo, non sono 10 ma 20. Lei è l'ultima che è rimasta appollaiata sul l'ammazzatore, cioè contro l'ammazzatore. Ecco, questo è quello che ha fatto le grandi palle in modo geniale. Eccoli, frastornatissimi, ora dovranno non lo passare attraverso la porta e affrontare, perché poi i percorsi sono alternati. E questa è sempre una questione di perni, contrappesi. Il percorso, nonostante non dia questa idea, il percorso, l'altro percorso, quello con i ciambelloni in acqua, è più difficile di questo in realtà. Sì. Hanno molte più difficoltà. Comunque loro due sono passati, sono sei concorrenti, no? Ricordiamo. Due sono passati, gli altri tre che riescono a passare riaffronteranno la girandola, mentre l'ultimo verrà eliminato. E così via fino a rimanere tre, che saranno quelli che passeranno alla fase finale. Quindi, appunto, tra questi tre, i primi due, uno di questi tre sarà il concorrente eliminato. Vediamo. No! Tutti e tre insieme! Pazzesco! Ecco, adesso come si... E niente, ma no, perché uno è rimasto dietro. Quello è già... No, pazzesco. Beh, ragazzi. Non ho mai visto una cosa del genere. Si saranno scostolati a vicenda, però. Quindi, qual è l'eliminato? So I can tell you right now, the last person... No, allora sì, perché dice che appunto siete dati molto vicini, bisogna capire. Sorry, darling. È lei che ha perso per via appunto di scatti, beh, parlavano di piedi nel senso di misura, unità di misura. Poverina, c'è rimasta malissimo, anche perché effettivamente perdere così è... Sì, perché perdere lo scarto di veramente poco. Di poco, veramente per poco, è... no, è veramente, bene, mi sono un po' commosso anch'io, scusate. Ecco, adesso sono tornato in me.
Vabbè, sono cose che capitano anche a Wipeout. Vabbè. Allora, eccoli qua, è andata così. Tra l'altro, devo dire la verità, incassi molto bene questi colpi lì. Riesco a visto, cioè, sì, ti risollevi, riesci... Mi basta poi una nota così. Ma non è che rimuovi, perché guarda, fa male rimuovere, perché uno può essere viene dentro, poi riesce fuori di andare allo psicanalista. No, ma rimuovo cosa? Non è che rimuovi, cioè lo tieni dentro di te, ma rimuovi ma solo cosa? Il ricordo di questo. Di che? Ma te li sei dimenticato proprio. Ma che, di che stiamo parlando? Bravo, capite. Però se mi ricordi, allora così forse rimosso. Vabbè, non so di cosa tu stia parlando, ma vediamo invece l'altro percorso che, come dicevamo prima, è più difficile. No, ma dicevi tu. No, dicevo io. Io sono d'accordo, però non lo dicevo. Ah, vero, lo dicevo io, sì. Non mi piace dire queste cose. Ah, ok. Poi... però me le lasci dire a me, eh? Sì. Carino, sei, grazie. Così ti assumi le responsabilità e gli oneri. Cioè, a me mi lasci dire che un percorso è più difficile dell'altro, e tu non te ne prendi nessuna responsabilità. No, va bene. Lo posso dire in camera caritatis. Va bene, andiamo avanti così. Vabbè, che devo fare? Vabbè. Ci vediamo un giorno in camera caritatis, lo dico. Via! No, così. Lui è passato. O qui lo dico e qui lo nego. Allora, dillo e poi negalo. Questo percorso è più difficile di quell'altro, non è vero. Ecco qua, l'ha detto e l'ha negato. Mamma mia, che caduta brutta che ha fatto. Guarda, è proprio da ubriaco. Cioè, tipo da ubriaco è caduto, cioè barcollando su se stesso. Se ti ubriachi al bar, cadi barcollando. Come? Se ti ubriachi al bar, cadi barcollando. Ah, perché barcollando. Vabbè, andiamo avanti. Hai smesso di dire freddure. Lo so, però dici tu, è posto mio. Eccolo qui. Dai. Eccolo. Il papà? No, faceva papà nel senso vai, capito? Ah, pensavo fosse il papà. Sarebbe stato una sorprendente relazione. Ma non gli ero cos'ha il navigatore? Attaccato al casco? Sì, può darsi. Visto che sono frastornati dalla girandola, poi possono utilizzare il navigatore per capire da che parte andare. Allora, questa musica dell'Indiana Jones è perfetta per questo gioco. Joe Patagonia. Joe Patagonia chi è? È la serie di film, è Joe Patagonia. Questa musica è Joe Patagonia, sì. È presa da Joe... Ma mai sentito Joe Patagonia? L'hai sentito? No, è una serie televisiva? Sì. Ma mai sentito? Ma non la stai mettendo adesso, No. Quella è presa l'attore, quello, Garrison Fiat. Ha mai sentito? C'è il film di Joe Patagonia. Joe Patagonia, vabbè. Questa grande cultura di Greg, io. Ma niente, non si riprende la ragazza, Si è fatta notte, e quindi vuol dire che siamo arrivati alla Wipeout Zone, la zona del wipe fuori. È il momento finale. Vedi il suo cappottino, proprio un capetto di quelli che ha scelto. Devo dire, mi dispiace molto che non sia passata nessuna delle ragazze, perché erano tutte molto brave, ma molto molto brave, veramente, quindi vabbè, sono un po' dispiaciuto, ma... Dan, il primo è Dan. Questo è uno scontro fra titani, perché sono campioni tra i campioni, campioni che hanno eliminato altri campioni, siamo veramente al momento... più epico. Ma poi quando avranno fatto, che ne so, 20 di queste puntate, sì, poi faranno lo scontro tra i campioni e i campioni dei campioni, dei campioni, fino ad arrivare al campione supremo. Ma sbaglio, oggi Lillo Barilotto è ancora più inquartato. Quello che Greg chiama Lillo Barilotto è il cilindro rosso che vedete roteare, ma vi posso assicurare che non è un nome che ha affibbiato perché Greg. Lillo Barilotto tende a inquartarsi. A me non piace che venga chiamato Lillo Barilotto, per cui tende a espandersi nella sua pinguedine. C'è una cosa, adesso poi la commento io questa parte del gioco, della prova. Dan, che emozione ragazzi. Vai. Sta un minuto e 31, non è stanco, un tempo. Lo vedo molto stanco. Meraviglioso quello che ha impiegato finora. Vai. Speriamo che Dan
riesca... veloce, no, niente. Però ci frega molti questa... Non so, secondo me l'hanno reso più scivoloso questo cilindro, perché inizialmente, le prime volte che è apparso, era un percorso facile, quasi tutti i concorrenti riuscivano a superarlo. Probabilmente hanno cambiato l'intelaiatura gommosa, che è più scivolosa, non lo so. Secondo me, a occhio, non sarà né competitivo il suo, non sarà vincitore, secondo me, perché non ha fatto un tempo tremendo, ma 2:32, insomma. Oddio, può succedere di tutto, comunque ha fatto un tempo medio, dai, se gli altri due fanno male potrebbe anche vincere. E che ha fatto lui? Ah, ecco, si è fatto queste cose. Sì, adesso ce lo fanno rivedere. Ce lo sono scordato. Places I didn't even know I could go. And you should be proud because your time tonight was. Devi essere orgoglioso, gli ha detto, per il tempo che hai fatto. E lui sta dicendo orgoglioso, lo dice a tua sorella. Non ho capito perché reagiscono così. Eppure gli ha detto una cosa carina, cioè tu devi essere orgoglioso. Non capisco perché rispondono in quel modo. No, perché lei ha anche detto che la sorella ha vinto una gara. Ah, allora ha detto orgoglioso, lo dice tua sorella, perché anche lei ha vinto la gara, quindi anche lei è orgogliosa. Ah, per quello, no? Sembrava strano, infatti. Ma vediamo il concorrente successivo, eccolo qui. Chris. Che Chris, però è in vantaggio. È il motivo di Crispino, perché si chiama Crispino. Lui si chiama Crispino. Sì. Però dico in vantaggio, è netto vantaggio. È netto vantaggio. Se finisse adesso, avrebbe vinto. Non finisce adesso. Però è molto agile a saltare gli orribili... Gli orribili stupidi Lillo Barilotti. Fa una cosa, guarda, se vuoi chiamarli Lillo Barilotti, li puoi anche chiamare Lillo Barilotti, anche se non sono d'accordo, però non dare aggettivi, perché mi fastidisce la cosa, insomma, ecco. Ma non so perché, poi non vedo perché debbano essere stupidi e orribili, tra l'altro. Sono dei cilindri di gomma. Non diamo aggettivi. Sono dei cilindri che di gomma. Che schifo i Lillo Barilotti. Cioè, non devi commentarli. Non devi commentare Lillo Barilotti, ecco, facciamo così. Allora, No. Niente, cade malamente. Ma la mente rimane intatta, però dici. La mente cade, ma la mente rimane intatta. Sì. Il corpo cade in acqua, ma la mente non si bagna. Non si bagna, quello. La mente non è interna. Cioè non è una cosa che si bagna la mente. 1:11 credo che sia un tempo esemplare. Io credo proprio che sia veramente difficile. C'è James alla fine, il soldato che. L'amante di Amanda, ma. Ragazzi, 1:11 la vedo veramente dura da battere, Insomma, guardate che ha fatto, sembra un perdente soldato, James. Sembrava Spider-Man proprio. You guys have been unbelievable tonight. You have both been voi siete incredibili stasera. And I can tell you right now, Dan, I'm afraid you're not going to get a chance. Ho paura che tu, Dan, non abbia conseguito il tempo necessario per battere. Go join the rest. Chris. Do you know what this means? This means that yours is now the time to beat. Sta dicendo, lo sai che significa questo? Significa che te avessi la possibilità di essere il vincitore. E lui ha risposto: vincitore lo dice a tua sorella, pure lui, Sì. Perché sa pure lui che ha vinto la gara. Ah, perché gara, sapeva perché, che. Siccome loro non è. Lo dice winner, no? Non dice vincitrice o vincitore, quindi per loro è uguale. Ah, ho capito. I'll call my agent later because this is... Oggi la pettinatura di è un po' più decente rispetto a quella delle puntate precedenti. Eccolo qua. Sarà dura. Lui non sa. Ancora un'altra volta nella wipeout zone, ha detto. ecco. Però lui non sa, secondo me, perché no, secondo me è sicuro, non sa il tempo. Che ci ha impiegato il concorrente precedente, quindi non sa che ha veramente una carta da pelare, perché battere 1:11 è molto difficile. Veloce, ecco che supera Lillo Barilotti. E i cilindri rossi, mi confondi anche a me, i cilindri rossi con grande abilità. Non deve sbagliare proprio nulla. Ed ecco, siamo arrivati dopo Lillo Barilotto. Qui ci sono i petrolotti rossi, vabbè ragazzi, è una lotta sul filo del rasoio. E ha perso, cadendo in acqua perso sicuro. Non ha speranza alcuna. Non ce la potrebbe avere. Cioè, dipende se fa zoom zoom zoom, perché lui mi ricordo. No, però zoom, è zoom, solo zoom. La risalita, guarda. Cioè 1-2. A 9 secondi. 9 secondi per fare 1. E lui lo 2, sa.
Ragazzi, non ci posso credere. Un secondo! Ha vinto per un secondo. E lo sa. Ha vinto per un secondo. Ragazzi, incredibile. Incredibile. Degna finale di Wipeout. Veramente ci ha regalato delle grandi emozioni. Sì. Grandissime. Chris, per un secondo. Per un secondo. Pensa quanto possa avere le natiche in questo momento pruriginose. Per un secondo. E per un secondo. Vabbè, ragazzi, quando è così è veramente... Certo. E lei poi sa, Amanda, cosa sa? Che di queste 20.000 stelline... C'è una buona parte se le gode anche lei, perché anche adesso stanno andando a fare un viaggetto, visto che è nato l'amore tra i due, e niente. Ormai è entrato negli annali, nella storia di Wipeout. Io, tanto osannata nel bianco e nero. Un saluto da Lillo e Greg. Greg, sono io, Lillo, questo vicino a me, che ha le scoriazioni sulla schiena. Beh.